Siamo a Lucca Comics 2016, abbiamo qui veramente una grandissima opportunità per tutti i fan di anime italiani. Abbiamo qua addirittura tutto l'intero team della realizzazione di un anime, compreso il regista Morita, che tutti in Italia conosceranno per Tokyo Ghoul, una serie amatissima in Italia e che veramente ha fatto parlare molto di sé. Quindi è un evento per noi avere un regista di questa portata in Italia, perché di solito, ecco, non abbiamo questa possibilità. La cosa che volevo chiedere immediatamente, parliamo proprio del film recente che stiamo, di cui appunto il regista è qui, che è Force of Will. Come è nato questo progetto e soprattutto come si basa rispetto al gioco? Cioè, che differenze ci sono, se è attinente al gioco, se c'è stata un'ispirazione ovviamente rispetto al gioco e in che forma? Tokyo Ghoul が終わって、次の作品を作りたいなと思った時に、やっぱりこう日本よく僕は海外に行った時に海外のお客さんから、なんだろうな、日本のアニメって日本で放送してからちょっと経ってから海外に放送されるっていうことにが嫌だって昔聞いたことがあったんですね。で、じゃあ今回のプロジェクトはシドさんに誘われて参加することになったんですけど、まず世界が一番最初に、放送っていうか上映する。で、そこにまず魅力があった。で、僕が日本のアニメとして、やっぱり海外にこう出ていくっていうところでどうしてもこう引っかかりを覚えていたので、そこに挑戦するっていうのは一つ面白いなと思いました。 Il progetto è nato con il titolo Connect the World. Sicuramente ci saranno molte più informazioni nel parlato giapponese per chi riuscirà a tradurre se possibile, ma quello che mi hanno detto è che il loro obiettivo è, visto che il mondo deve essere connesso, trasmettere in diretta mondiale contemporaneamente, ma andrà in onda in aprile in Giappone e in giugno nel resto del mondo, ma loro puntano a avere una connessione in tutto il mondo come il titolo del progetto. Posso dire rispetto alla domanda che nella lore di Force of Will ci sono gli Cthulhu, sono dei mostri che miravano a distruggere il mondo delle fiabe di Grimm, e questo film in particolare, Cthulhu Mythos, si ispira appunto a queste creature che vogliono portare a distruzione. E nei nuovi blocchi di carte queste creature sono state trasformate in umani per riuscire a proteggere il mondo dal loro potere distruttivo, e vedremo solo giocando come si svilupperà la storia. Ora, la domanda che mi viene da fare è: ho un regista di anime, appunto, come nasce l'idea di un anime? Come è nato Tokyo Ghoul? Come è nato questo film? Nel senso, si riuniscono, fanno ovviamente dei brainstorming e poi dopo come decidono chi si occupa di cosa? Cioè, come lui divide e sceglie le persone? È una cosa che noi ci siamo sempre chiesti, perché sappiamo perfettamente quante sono le divisioni all'interno di un anime, quanti sono i ruoli, e che volevo sapere come li sceglieva. ここが放送ウィルとの接点なんですけど、童話神話をまずテーマに作品が全て作られます。I temi di questo progetto sono i miti e le fiabe, sono stati selezionati direttamente da Force of Will come miti, come temi di partenza. デザインは、田中達之、達之田中さんで、彼は、なんて言ったの、非常に日本でも有名なクリエイターだし、世界でも有名なクリエイターです。で、彼がと僕はずっと憧れ、彼に対して僕は憧れを持っていて、いつか一緒に仕事したいなと思っていた時に、今回僕が担当したのはクトゥルフ神話なんですけど、もう非常に相性が良かったので、もうぜひ一緒にやりたいなと思いました。田中達之、è conosciuto a Morita come uno dei migliori disegnatori di personaggi al mondo,
e quindi quando si è venuti a conoscenza del progetto ha voluto lui come disegnatore dei personaggi e abbiamo visto tutti che ha fatto un gran lavoro, soprattutto in questo breve, in questa breve anticipazione che abbiamo potuto vedere. Lo stile di Tanaka Tatsuyuki combina molto bene, veramente bene, con lo stile del corto e il tema degli Cthulhu, queste creature angoscianti che si annidano nei profondi recessi dell'anima o del mondo. Qual è il suo direttore che gli piace, un regista che a lui piace? もちろん大友克洋がもう大好きで僕はこの業界に入ってきて、もちろん一緒に仕事ができる機会もね、一緒の仕事場でやってたりとかもするので、非常に嬉しく思いますみたいな。 Do you know the Otomo Katsuhiro? Akira. Director of the Akira. Yes, yes. Katsuhiro Otomo. Yeah, so he really respect him, and because so he worked together him in the past. Do you know the Freedom? Yeah. Freedom. Freedom. It is an OVA title and also the short piece, the omnibus animation movie. Yeah, he's also director of the. Ah, okay. And what's the anime situation in Japan? Is it in a good moment? You're making a lot of anime. There is an interest on the anime in Japan in general, or not? あの日本における現状はですね、あのまああの徐々に偏りが始まっていて、まあいわゆる大友克洋さんとかがやっていた SFやそういったものが消えつつあって、まあ僕は L'animazione, soprattutto d'azione, anime, è un po' in declino, è a sua impressione, e quello che vorrebbe riportare lui è un nuovo periodo d'oro per l'animazione d'azione in Giappone. Vorrebbe aiutare. Chiediamo il suo prossimo progetto. Quale progetto è in procinto di fare, magari? We have some purpose. First of all, yeah, for himself, still young. But many young artists want to beyond him. So we want to find good director, good artist who to work, want to work with us. Not only in Japan, but also from all over the world. But as himself, he need to brush up his own skill. He need to grow as himself, sure, of course. Sure, so we hope to grow, to create good content with all over the world. In the future, so here is Italy. So we want to find a good Italian studio to cooperate with Japanese studio, like Morita-san. Per quanto riguarda Morita, il futuro, beh, sicuramente deve disegnare, deve crescere ancora, è molto giovane, ma ci possiamo aspettare grandi cose da lui, sicuramente. E mentre per quel che riguarda Force Wheel, queste produzioni, l'intenzione è quella di sempre avere una visione verso il mondo, quindi ci saranno delle gare, dei concorsi per disegnatori, per registi di anime in tutto il mondo, anche in Italia, e loro vogliono trovare i migliori registi, i migliori disegnatori per riuscire a creare altri progetti. Quindi qualunque aspirante regista, disegnatore, questo potrebbe essere un'interessantissima occasione. Ringrazio tantissimo, lo aspettiamo i suoi prossimi lavori e veramente noi siamo rimasti molto soddisfatti da quello che ha fatto e veramente siamo in attesa appunto di conoscere quale sarà il prossimo titolo che lui dirigerà, perché comunque ha avuto molto successo qua in Italia ed forse lui non lo sa, ma è un titolo, quello che lui ha portato, molto amato, che addirittura è stato doppiato, cosa che non succede quasi mai ultimamente in Italia, perché purtroppo i titoli giapponesi non sono più tanto doppiati. Quindi Tokyo Ghoul, la sua opera, comunque ha avuto questo successo e quindi sicuramente quello che verrà in Italia sarà amato.
ぱり僕らが一番嬉しいのはやっぱ作品が作ってやっぱ世界に中の人が見てくれることなので、本当に東京グール含めてこんなに楽しんでいただけてることを非常に僕は嬉しく思います。でもう一つ次に関しては僕からは実は言っちゃいけないっていうのがこうスタジオに言われているので言えないんですけど、なんですかね、やっぱり引き続き原作はまだ続いているので楽しみにしていただけたらのと思います。 Purtroppo non gli è permesso parlare del suo prossimo progetto、gli dispiace un sacco perché è molto contento di avere un seguito tale in Italia, è felice, però non gli è consentito parlare del suo prossimo progetto purtroppo. So, your work is extremely important for the Italian market, anime market, because at the moment there is only kid anime, really small children, so you have Digimon, Pokemon, but not a mature follow-up anime for growing up audience, and so this is critical, really important for anime growth in Italy.And we see how it's appreciated by all the cosplay we have here in Lucca. Thank you. どうもありがとうございました。本当になんだろう、ここに来て、もうあらゆる方がコスプレして楽しんでるのを見て、やっぱりすごく僕らはもう嬉しいというか、あ、すごい楽しんでるなって感じが分かって、非常に楽しいです。A tutti coloro che stanno facendo cosplay a Lucca di Tokyo Ghoul, vi ringrazio perché ieri è riuscito a passare in fiera e ha visto così tanta gente e l'ha fatto sentire davvero apprezzato. Avete fatto un grande lavoro.